un uomo venuto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore, un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore. Con questa tribuna
di San Tommaso così importante per la vita della Chiesa. Con il mio saluto a lei giunge il saluto dell'intera diocesi di Suora Cassino a Pino Montefeltro, in particolare la gratitudine molto viva della comunità di Rocca Secca che l'accoglie qui questa mattina nella Chiesa del Castello. Grazie dunque per questa condivisione della preghiera eucaristica. Ci consente anche di rivolgere a lei alcune parole di augurio per diversi motivi. Prima di tutto perché oggi è il compleanno di Sua Eminenza. Solo pochi giorni fa. È uno dei cardinali più giovani. Per questo motivo, tra i tanti, è stato nominato dal Santo Padre, da pochi mesi, prefetto del Supremo Tribunale della Signatura Apostolica, diciamo il ministro della giustizia, tradotto in italiano. Quindi anche quest'altra responsabilità per il governo della Chiesa significa tutta la fiducia e la stima del Santo Padre e quindi l'apprezzamento da parte di tutta la comunità ecclesiana. Grazie Eminenza perché presiedendo questa celebrazione eucaristica, attraverso di lei vogliamo portare al Signore tutte le nostre intenzioni, i nostri voti, le nostre speranze di Chiesa, chiamata a crescere nella fede, nella speranza e nella carità. Ci uniamo volentieri a tutte le sue intenzioni, così come chiediamo a lei di accogliere tutte le nostre intenzioni di prendere questa Santa Eucaristia. Grazie. Oh,
forza per imitare i suoi esempi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli per i secoli. Amen. Dal libro della Sapienza. Pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scelte e a troppo. Stimai in nulla la ricchezza a suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia. E come farlo sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Mi conceda, Dio, di parlare con intelligenza e di riflettere in modo degno dei doni ricevuti. Perché egli stesso è la guida della sapienza e dirige i sapienti. Nelle sue mani siamo noi e le nostre parole, ogni sorta di conoscenza e ogni capacità operativa. Parola di Dio. I giudizi del Signore sono tutti giusti. I giudizi del Signore sono tutti giusti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola, con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Ripongo nel cuore la tua promessa, per non peccare contro di te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni, infatti, di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. Grazie a Dio.
Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il morto, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Collocate all'interno del discorso della montagna,
al quale appartiene il brano che abbiamo ascoltato. Voi siete il sale della terra, dice Gesù. Il primo significato rimanda all'alleanza. Infatti nell'antico Oriente esisteva un patto del sale, sinonimo di alleanza inviolabile. È suggestivo un passo del libro dei numeri nel quale si fa riferimento ad un'alleanza di sale perenne davanti al Signore. Si tratta di un'indicazione preziosa che il Signore dona. Dobbiamo perdurare la vita delle nostre relazioni con il sale dell'alleanza, della solidarietà e dell'amore. Accanto a questo significato possiamo considerare il simbolo, il sale come simbolo della vita. Nel libro di Esdra i funzionari stipendiati dal sovrano sono indicati come quelli che mangiano il sale della reggia e anche nel nostro linguaggio odierno il termine salario indica un momento economico per garantire una vita dignitosa. E in questa prospettiva anche che va colta la classe orientale di funzionare con il sale il bambino appena nato per donargli forza e vitalità. Come discepoli del Signore possiamo quindi donare un senso sempre nuovo alla nostra storia, accogliendo e vivendo la logica delle beatitudini. La felicità dell'uomo non può essere cercata e realizzata senza Dio. Diversi sono stati nella storia i tentativi di proporre o addirittura di imporre all'uomo una felicità slegata dalla verità. E oggi è comune l'idea di una felicità che consisterebbe nell'accontentarsi delle piccole e immediate gratificazioni del momento, dell'idolatria del proprio io, completamente intrigliato nella rete di un presente effimero senza direzione e speranza. Siamo invitati invece dal Signore a indicare al mondo un'autentica sapienza, a ridare sapore a se stessa. Infatti il sale è anche simbolo della sapienza. San Paolo scrive ai cristiani di Colossi: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito col sale della sapienza, per sapere come rispondere al Signore. Voi siete la luce del mondo, dice poi il Signore Gesù. La luce è prima di tutto una piccola parabola che parla di Dio. È esterna a noi, non la possiamo trattenere nelle nostre mani. Come Dio è trascendente, eppure ci avvolge, ci riscalda, ci attraversa come Dio è vicino a noi. Il discepolo inondato dalla luce divina diventa a sua volta il riflesso che risplende e riscalda. Il profeta Isaia proclama: se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai il piede digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua oscurità sarà come il meriggio. È un testo che leggiamo durante la Quaresima. Abbiamo ascoltato San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: io ritengo infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifissi. Ecco la sapienza che continuamente possiamo donare, Gesù Cristo crocifisso. E questa è la sapienza che dobbiamo cercare. Stimare in nulla la ricchezza al suo confronto, preferire il suo possesso alla stessa luce perché non tramonta lo splendore che ne promana, dice il libro della sapienza. Dalla croce di Cristo rifulge l'amore donante di Dio. Il suo opinarsi su tutte le miserie umane, fisiche e morali è l'esperienza dell'amore che si fa presente e operante nella sua persona. Non un sistema di concetti, ma il suo farsi storia, evento nelle nostre vicende. Non il Dio impassibile dei filosofi e delle religioni naturali,
ma in Dio nel corpo di passione per il suo popolo. In Cristo Dio abolisce la lontananza dell'uomo, risana le ferite della divisione e della morte, discende nelle profondità delle tenebre e ridona la vita. Cari amici, possa risplendere in noi la luce della carità, per donare sempre sapore all'esistenza. Si tratta di vivere l'amore non semplicemente in modo umano, un affetto, una benevolenza, una simpatia, ridotta a fugaci e momentanee emozioni, ma la carità è Dio, è la nostra partecipazione all'essere amore di Dio. Infatti, la carità di Dio in noi è grazia, caris, che è la radice di carità. E per questo ci costituisce figli, ci rende capaci di amore. Ecco la sapienza di Dio che tocca il nostro essere. Il nostro uomo carnale, centrato su se stesso, è trasformato nell'uomo nuovo e spirituale. Grazie al memoriale della Pasqua, l'Eucaristia, che stiamo celebrando, la carità del Crocifisso penetra nella nostra vita, operando una radicale conversione all'oblatività e alla comunione. Per questo la carità di Dio in noi è amore filiale e fraterno. Sant'Agostino afferma: la carità che ama il prossimo non è diversa da quella che ama Dio, non c'è una seconda carità. Con la stessa carità con la quale amiamo il prossimo, amiamo anche Dio. È in questo orizzonte che San Tommaso definisce la carità come amicizia dell'uomo con Dio e relazione con tutti coloro che sono chiamati alla comunione con Dio. San Tommaso contempla Dio fonte dell'essere e il Signore che partecipa alle creature la sua stessa vita. Siamo di fronte alla novità assoluta della fede cristiana rispetto al pensiero dei filosofi antichi, per cui la divinità manteneva una relazione distaccata con il mondo. Il Dio di Gesù Cristo, contemplato e predicato da San Tommaso, invece, è il Dio dell'amore e pertanto creatore e prodigo, non chiuso nel circolo di se stesso, impersonale e distante. E nella relazione con il Dio carità, l'uomo scorge la sua più profonda identità, capace di conoscere se stesso, il mondo, gli altri, ma soprattutto di entrare in comunione con il suo Signore e Padre del cielo. Il pensiero di San Tommaso dona anche oggi con forza il fondamento della dignità e del valore assoluto della persona, della sua irriducibilità, poiché ogni uomo riceve da Dio il suo essere. Tutto ciò significa che per ogni persona il Signore riserva un'azione unica, originale, singolare. Proprio in virtù di questa sua riflessione sulla dignità di ogni persona, San Giovanni Paolo II volle proclamare nel 1980 San Tommaso d'Aquino Doctor Humanitatis, un titolo che si aggiunse a quello tradizionale di Doctor Angelicus e Doctor Communis, a testimonianza della sua valenza nel trattare le questioni che riguardano l'uomo nelle sue relazioni con Dio, il mondo e gli altri. Cari fratelli e sorelle, nell'attuale momento culturale e sociale siamo chiamati a vivere e a testimoniare la verità di Dio sull'uomo. Una Chiesa missionaria in uscita e tale nella misura in cui annuncia e testimonia la luce della fede, che è capace di illuminare tutta l'esistenza dell'uomo, cioè di dare senso ad ogni avvenimento ed orientamento per ogni azione. La luce della fede, legata all'esperienza della carità, si pone al servizio della giustizia, del diritto e della pace, come ci ricorda il Papa Francesco dell'enciclica Lumen Fidei. La fede non ci estranea dal mondo, ma ci
ci chiama ad illuminare e donare senso nel valorizzare le relazioni umane, a sostenere e a promuovere il bene comune, senza la sapienza dell'amore fedele di Dio, non si riesce a comprendere il criterio per distinguere la natura e il posto dell'uomo nel mondo, la propria responsabilità morale, si fatica a superare i diversi conflitti e a dare direzione al proprio impegno quotidiano. La testimonianza di San Tommaso d'Aquino aiuti la sua intercessione, aiutino noi tutti a fare della nostra esistenza una continua ricerca della verità e della sapienza per essere oggi nel nostro ambiente sale e luce della terra. Amen. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, moglie di sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre, credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna. Amen. In questo tempo di grazia che è la Quaresima, siamo invitati a nutrirci più assiduamente del pane della parola e del pane eucaristico, per giungere totalmente rinnovati alla Pasqua del Signore. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché la Chiesa, come maestra di fede, ci invita ad una vera conversione del cuore e ci guida a ritrovare la dolcezza e la pace dell'intimità con Dio. Ospite discreto dei nostri tabernacoli, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché le comunità patrimoniali si lasciano guidare da Maria verso la Pasqua per diventare strumenti di gioia, di luce e di speranza per le strade del mondo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché i disperati, schiacciati dalle difficoltà della vita e del peso della sofferenza, trovino il sostegno delle verità evangeliche e nel cibo eucaristico che è balsamo per ogni cuore affaticato e oppresso, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché da questa Eucaristia che celebriamo nella memoria del dottore angelico San Tommaso, attingiamo la forza per dare concretezza alla nostra fede e per vivere con gioia e rinnovato impegno la vocazione alla santità alla quale siamo tutti chiamati, preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Signore, che restresti sommamente distinto il tuo servo San Tommaso per l'amore dedicato alla Santa Chiesa, per la scienza sublime delle cose di Dio, così da risplendere nella tua Chiesa come albero e maestro, fa che luccichiamo nello splendore della tua luce il mistero che ti comporta nel pellegrinaggio del Regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. La partecipazione ai tuoi misteri, o Padre, si riempia della luce del tuo Spirito che illumina San Tommaso, che lo fece messaggero e testimone della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Innalzi i nostri cuori. Sono volte al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E che cosa buona e giusta. Che veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Che tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Tommaso, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli altri e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale del Divino, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nella resa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. E ti faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tommaso e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il Cardinale Dominico, il nostro Vescovo Gerardo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ti ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Thank you.
Vangelo di Dio che toglie i peccati del mondo. Questo pellegrinaggio. Saluto
i pellegrini della parrocchia di Santa Lucia di Castrocevo, di Conte San Magno. Saluto e ringrazio gli scout che da ieri a oggi sono venuti qua a celebrare questa festa di San Tommaso. Saluto e ringrazio tutti quanti voi che siete venuti a celebrare questa grandissima festa del nostro concittadino Tommaso. Saluto e ringrazio il comitato festa che hanno preparato questi festeggiamenti in onore di San Tommaso. Ringrazio tutti coloro che hanno dato e corrisposto al nostro appello per la Domo Floreale, in modo particolare la Boutique des Fleurs, che ha offerto la Domo per questa festa di San Tommaso. Allora preghiamo Dio per l'intercessione di San Tommaso, perché possiamo sempre più sale, essere sempre più sale della terra e luce del mondo. Buona giornata a tutti e buona festa di San Tommaso. Signore, per celebrare oggi la festa di San Tommaso, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Tommaso la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo che in San Tommaso ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare